Benedetti è con noi quest'anno in un anno importantissimo, perché quest'anno ricorre l'anno santo straordinario e la dottoressa Iannone ha inserito il suo premio proprio a ridosso di questo momento storico eccezionale. I temi, Rosanna, del premio di quest'anno fondano su due termini fondamentali che sono anche un modus vivendi: la solidarietà e la misericordia. Solidarietà e misericordia, cara Camilla, sono in effetti due cardini per una società civile. Stiamo vivendo in un clima di grande incertezza, di grande sconcerto per le cose che ci arrivano, le notizie di cronaca. Ecco, e allora bisogna ritrovare la forza di guardare le cose attraverso lo spirito cristiano. E la novità splendida che il cristianesimo ha portato è stata proprio la misericordia, cioè capire il peccato ma perdonare il peccatore, riuscire a vedere il peccatore che è in noi per riuscire a perdonare i peccati degli altri. Misericordia e solidarietà sono due cose che non dobbiamo scordare, e sono molto grata al presidente Sandra Iannone che ha voluto, proprio alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno della misericordia, comporre un convegno così importante, così prestigioso su questi due temi fondamentali. Ecco, Rosanna, un'altra diciamo considerazione importante di quest'anno è che abbiamo intanto chiamato, come hai ben detto, tanti nomi altisonanti, ma soprattutto c'è stata una presenza omnicomprensiva. Ognuno è venuto diligentemente a ritirare il suo premio, anche chi, come il prefetto Gabrielli, aveva tantissimi impegni. Ecco, questo significa che grazie all'impegno della dottoressa Iannone questo premio cresce di credibilità di anno in anno. È vero, questo è vero senz'altro, ed è anche vero che queste alte personalità, anzitutto per il prestigio che gode il nome di Sara Iannone, che ha sempre organizzato delle cose di alto livello, ma hanno voluto dare testimonianza, hanno voluto testimoniare di ricevere questo premio in nome dei valori che essi portano nel mondo con grande abnegazione e con grande sacrificio. Noi ringraziamo Rosanna Vaudetti, abbiamo adesso altre interviste con i nostri premiati e poi la dottoressa Iannone a chiudere questa meravigliosa 13ª edizione del premio.